Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. La serie Claret si colloca nel settore semi-pro o più comunemente detto prosumer dell'home recording, su una fascia di prezzo tra i 400 euro e gli 800 euro per la versione a 8 canali. Il packaging è ben fatto ed il contenuto rispecchia bene le esigenze dell'home recording. Infatti all'interno di ogni confezione troviamo una cartolina di registrazione, due cavi USB-C, l'alimentatore e le diverse spine che lo rendono adatto ad ogni esigenza di viaggio. Le dotazioni software dopo esserci registrati sono cospicue ed identiche per tutte e tre le tipologie di schede audio. In regalo infatti troviamo una delle quattro librerie di pianoforte di XLN Audio Additive Keys del valore circa di 90 euro, un pacchetto di effetti audio professionali creato dalla D16, il Sigmund Delay, che si aggira sui 70 euro più o meno di risparmio. La bassa latenza offerta dalle schede audio Claret ci permette di utilizzare alcuni plugin di nuova generazione, facenti parte di un programma chiamato Plugin Collective, dove ogni mese verrà offerto un plugin gratis con uno sconto sostanzioso. Per cui teniamo d'occhio la pagina del sito di Focusrite per gli eventuali aggiornamenti. Gli altri software in bundle sono Ableton Live Lite, la plugin Red Suite della Focusrite. Non finisce qui, dopo aver registrato la scheda audio nella sezione download troviamo anche un pacchetto di SoftTube con all'interno Droner S73, il Saturation Knob e un Tube Delay che verranno scaricati dopo aver attivato il sistema Gobble che autorizza ed installa i plugin della SoftTube appunto. Infine troviamo 4 GB di loops messi a disposizione da Loop Masters. Ma veniamo all'unboxing della scheda audio. Una volta aperta la confezione troviamo all'interno una busta con la cartolina di iscrizione, il link da dove scaricare i file dei driver, una busta con due cavi USB-C2C e C2USB2 per il collegamento con il PC e l'alimentatore con i diversi connettori per i vari paesi. Sul pannello frontale troviamo gli ingressi preamplificati, il pulsante per la Phantom 48V ed il volume del gain, un LED per l'attivazione dell'algoritmo Air che vedremo dopo attraverso il software, l'uscita cuffie doppia nel caso della 8 Pre con il volume di uscita ed il potenziometro del monitor generale. Infine i LED di indicazione delle connessioni USB dell'alimentatore e dell'hock. La 4 Pre, a differenza della 2, possiede appunto 4 ingressi preamplificati anteriori e 4 di linea posteriori, mentre la 8 Pre ne possiede 2 anteriori e 6 posteriori preamplificati. Nel pannello posteriore troviamo inoltre le uscite MIDI in e out e le uscite line out. 4 uscite per la 2 e la 4 Pre, mentre 8 per la 8 Pre. Tutte le schede dispongono di un ingresso ADAT per l'aggiunta di altri 8 in da convertitori esterni. La 4 Pre e la 8 Pre dispongono inoltre di un in e out speed if, mentre soltanto la 8 Pre ha anche un work clock out per il sync esterno con altri convertitori ed un out optical aggiuntivo per dirigere l'uscita dei convertitori verso altre schede o verso una 2 Pre per aumentarne appunto gli ingressi. Ma veniamo all'installazione. Colleghiamo la scheda al Mac ed inseriamo l'alimentatore. Andiamo sul sito Focusrite e registriamo il nostro prodotto creando un account. Per prima cosa dovremo scaricare i driver ed installarli. Lanciamoli e molto probabilmente ci verrà chiesto di aggiornare il firmware. Se ciò non accade, no problem, evidentemente è già stato aggiornato. Riavviamo il computer, torniamo sul nostro account Focusrite per procedere al download di tutti i plugin inclusi nel bundle. Ricontrolliamo le connessioni, come vediamo appunto gli ingressi microfonici possono essere utilizzati sia per il collegamento degli strumenti sia per il collegamento di microfoni alimentati, come vediamo appunto i microfoni valvolari ad esempio, oppure i microfoni che necessitano di una Phantom. Le casse vanno collegate all'uscita 1 e 2 della scheda audio, mentre le cuffie vanno collegate appunto all'uscita cuffie che troviamo sul frontale. Passiamo alle caratteristiche. Come vediamo, le schede audio Claret registrano frequenze di campionamento dai 44 kHz fino a 192 kHz.
La frequenza di risposta del microfono è dai 20 Hz fino ai 35 kHz al minimo gain, con un range dinamico di 119 dB, con un'uscita settata sui più 18 dB, rimanendo in rapporto 0 dBFS. Interessante la possibilità di emulare il sistema ISA, quindi la famosa catena di preamplificatori della Focusrite, attraverso un algoritmo che possiamo accendere e spegnere dal nostro Focusrite Control. La versione Thunderbolt ci permette di raggiungere latenze ancora più basse rispetto alla relativa versione USB. Il sistema minimo richiesto è OS X 10.11 per quanto riguarda il Mac e Windows 10 per quanto riguarda il PC. L'unica nota che mi sento di dover aggiungere è che le latenze dichiarate nel foglio illustrativo non sono esatte. Quindi il round trip in particolare non è esattamente quello misurato dai software di DAW, quindi probabilmente hanno utilizzato un altro sistema di misura del round trip, oppure esiste una differenza di risultato in base al tipo di macchina, sistema operativo e configurazione che si sta utilizzando. Facciamo una prova, lanciamo Logic Pro X e verifichiamo che il round trip, per esempio, sia lo stesso che appare nella finestra di comparazione di Focusrite. Come leggiamo, appunto, con un buffer size di 32 dovremmo avere su Logic Pro X un round trip di circa 3.9 millisecondi a 48 kHz. Le 2.8 se lavoriamo a 96 kHz. Facciamo subito una prova con la nostra song, settiamola a 96 kHz, scegliamo una song vuota, aggiungiamo due tracce audio, andiamo nella finestra di preferenze audio e controlliamo che il buffer sia a 32, mentre il nostro round trip, come vediamo, è settato a 4.9 millisecondi, 2.3 in uscita output. Non è rappresentato sul sito, ma facciamo un tentativo e quindi una prova anche con Studio One 4. Anche in questo caso creiamo una song nuova a 96 kHz 24 bit. Aggiungiamo due tracce audio, andiamo nelle preferenze audio e controlliamo che il nostro dropout protection sia settato su massimo, andiamo nell'audio device, controlliamo che di essere a 32 samples 96 kHz. Nel nostro caso il round trip è di 6 millisecondi circa, ma consideriamo che Studio One abbatte completamente la latenza attraverso il suo sistema di zero latency monitor, per cui anche con la Claret possiamo lavorare senza avvertire alcun tipo di latenza. Lanciamo il Focusrite Control, il pannello di controllo dedicato alle schede audio Claret. In particolar modo stiamo utilizzando una Claret 8 Pre a cui ho collegato il mio microfono HG414 XL2, impostato l'ingresso sul line, accesa la Phantom dal pannello anteriore della 8 Pre. Vi ricordo che sono disponibili due pulsanti di Phantom. Il primo alimenta i canali da 1 a 4 contemporaneamente, mentre il secondo pulsante alimenta i canali da 5 a 8. È probabilmente un sistema scomodo se noi dobbiamo collegare due microfoni che necessitano di alimentazione e non inviare la Phantom anche sugli altri canali in ingresso. Dal pannello di controllo però ognuno degli 8 preamplificatori possono essere anche impostati con il sistema Air. Con il pulsante Air attiviamo una funzione che schiarisce notevolmente l'ingresso microfonico, infatti la voce risulta, come sentite, più presente e che emula in maniera hardware, quindi non software, il sistema di preamplificazione ISA famoso della Focusrite. Sempre da qui possiamo scegliere se selezionare l'impedenza per l'ingresso line o l'ingresso instrument. A sinistra troviamo il sample rate, quindi possiamo impostare il nostro sample rate direttamente dal pannello di controllo e scegliere se ricevere il clock internamente o esternamente attraverso ingresso SPDIF o ADAT. Infatti non a caso lo SPDIF può essere inviato sia attraverso l'uscita RCA che abbiamo dietro, sia attraverso uno dei due canali ottici. Sotto infine troviamo il monitor controls. In questo modo possiamo accedere direttamente al volume di controllo dei segnali in uscita in base alle e poter ascoltare quindi soltanto alcuni dei preamplificatori o tutti quanti o nessuno. Nella sezione output routing possiamo riconfigurare il nostro output. In questo caso, come vediamo sopra, abbiamo l'uscita monitor
che in questo momento è collegata alle mie casse Genelec, mentre sotto l'uscita cuffie appunto prende la connessione dagli output 7 e 8. Possiamo ovviamente lavorare le cuffie in modalità mono o in modalità stereo, oppure in questo caso sto uscendo su due cuffie separate e grazie alla doppia uscita cuffie posso regolare i due diversi tipi di uscite separatamente per le due cuffie, per esempio per il cantante o per il fonico che si trova in regia mentre registra. Nella sezione qui al lato, che vediamo appare e scompare grazie al pulsante più, possiamo scegliere se attivare tutti i canali in modalità stereo o tutti quanti in modalità mono e vederli qui appunto nella sua interezza, selezionare ognuna delle uscite e quindi scegliere anche il volume di uscita ed il pump out di ogni singolo canale in uscita. Anche il software playback può essere deciso qui in base al tipo di canale che verrà assegnato all'uscita dedicata. In questo caso posso scegliere l'uscita 1 e 2, che è quella che va alle casse, oppure qualcun'altra di quelle analogiche o digitali che troviamo qui sotto da 9 in poi. L'ingresso e l'uscita SPDIF può essere associato agli ingressi 1 e 2 appunto dello SPDIF, oppure ad uno dei canali ADAT qualora noi facessimo una scelta nel device settings. In questo caso, se volessimo utilizzare tutti e 8 i canali ADAT, dovremo disabilitare lo SPDIF. Perché? Perché lo SPDIF in questo caso specifico, quindi nel caso delle schede Claret, occupa uno dei segnali digitali dell'ADAT. Non possiamo infatti scegliere di utilizzare sia lo SPDIF sia tutti gli 8 canali ADAT. Facciamo quindi attenzione al nostro tipo di configurazione, per esempio mandare il clock attraverso lo SPDIF o direttamente attraverso il canale ADAT insieme al segnale audio. Vi ricordo che la 8 Pre dispone anche di un clock out BNC che vi permette il collegamento clock direttamente con il convertitore aggiuntivo da poter inserire negli ingressi ADAT. Non ultima la configurazione, che in questo caso viene settata su Custom Mix, che può essere assegnata direttamente dalla DAW attraverso il Playback DAW. Quindi noi attraverso la DAW potremmo scegliere di utilizzare tutti gli ingressi e tutte le uscite della scheda audio selezionandole dalla DAW direttamente. Oppure rimanere in modalità Custom Mix ed utilizzare sia il Focusrite Control sia la DAW. In definitiva, le schede audio della serie Claret di Focusrite si posizionano nel mercato prosumer. I suoi pro sono indubbiamente la compattezza, la semplicità di uso e configurazione, la silenziosità, la qualità dei pre ed il sistema Air che emula hardware i pre ISA della stessa Focusrite, aggiungendo un top end molto gradevole ai microfoni in ingresso. Ottima l'idea delle due uscite cuffie separate sulla 8 Pre e i pulsanti di mute e dim immediatamente sul pannello. Eccellente l'interfaccia MIDI integrata, che manca ad altre schede di questa fascia di prezzo. Di contro abbiamo riscontrato alcune caratteristiche o mancanze che fanno storcere il naso agli utenti pro, che necessitano quindi di uscite cuffie più adattabili alle diverse impedenze delle diverse cuffie pro, un in e out a Esebu, un clock in per rendere la scheda compatibile con i clock master esterni, lo SPDIF dissociato dalle uscite e ingressi ADAT. Il software in bundle è molto, ma forse sarebbe stato meglio integrarlo con una DAW più potente di Ableton Lite. Non ci è piaciuta la Phantom associata ai gruppi di 4 sulla 8 Pre, mentre rimane separata sulla 2 Pre e la 4 Pre. La qualità dei convertitori è ottima, anche se forse il Pre non è adatto a far lavorare bene tutti i microfoni professionali a causa della sua impedenza fissa. Facciamo quindi attenzione a scegliere bene quale microfono utilizzare con questa scheda audio e questo Pre. Lo stesso discorso va fatto anche per le altre brand. Spesso ci si trova a pensare che il Pre non suoni bene o abbastanza, forse, quando invece è un problema di accoppiamento proprio con il microfono. In definitiva, una buona scelta nel mercato del prosumer, adatta ai nuovi computer con sistemi operativi a 64 bit, bassa latenza in recording e connessioni Thunderbolt tanto amate dagli utenti Apple. Controllate le reali esigenze del vostro home studio e verificate bene che una di queste tre schede sia più adatta al vostro budget e al vostro materiale già preesistente. Tutti i nostri test sono stati superati con successo in base a quanto dichiarato, tranne quello sul round trip della conversione, come abbiamo visto. Vi consiglio di provarla, in ogni caso è un'eccellente scheda audio prosumer.
Spero che questa recensione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità hardware e software che non mancheremo di provare e approfondire nei nostri tutorial. Ciao, a presto!